Filippo Nordi. Too sexy for my cat. Too sexy for my love. Pronto? Volevo chiedere a Filippo qual è la parte del suo corpo che trova più sensuale. I miei occhi. Cos'è il primo incontro nel mondo drag per te questo? In realtà gironzo intorno a questo mondo da lontano 86. 85-86 iniziavamo ad uscire nei locali di Londra. Io nei miei primi lavori in un locale che si chiama Heaven a Londra. Sì. Ho lavorato anch'io. Ho conosciuto anche Divine. No. Sì, c'erano drag queen ovunque. E c'è arriva questo drag queen di 2 metri con le parrucche. Era un'esagerazione di già quello che facevamo noi tutti i giorni. We go for red. Associamo la drag queen all'omosessualità, non c'entrava niente. C'erano persone omosessuali vestiti in giacca e cravatta, come c'erano persone eterosessuali vestite da donna. È una forma d'arte, sono sempre stato attratto da artisti di qualsiasi genere, quindi per me è un piacere, un onore. Mia madre è pittrice, quindi mi ha fatto sviluppare una sensibilità verso le cose creative. E nel mio caso la musica. È la moda. Ti manca la mamma. Mi manca confrontarmi con questa donna che mi ha cresciuta da sola e mi ha dato dei messaggi positivissimi. Lei mi disse una volta: Filippo, tu da casa mia puoi uscire anche vestito da donna, basta che sei pulito. Questa piccola frase qui mi ha dato tutto il permesso di fare esattamente quello che mi sentivo di fare. 5, 6, 7, 8. Mamma mia, che fatica! Ma riesci anche a qualche borraggio? Prima l'età, poi la bellezza. Oddio! Io vedo gente che ha paura di me, perché non entro in certi canoni di come pensi che dovrebbe essere una persona. Per tanti anni la gente mi ha dato del pazzo. Tu sei pazzo, tu sei pazzo, tu sei pazzo. Per 20 anni mi dicono che tu sei pazzo, a un certo punto tu ti chiedi, ma sono pazzo? Io invece mi sento la persona più normale che conosco. Facendo quello che mi sento di fare, io mi ritengo che sia la normalità. Questa è la magia di essere se stessi. Eh sì. Il momento che mi metto un limite su quello che dovrei fare perché ho paura di un giudizio di qualcun altro o di quello che mi chiede la società, allora divento pazzo. Girami. 1, 2... 3, girati pure. Però è stranissimo vedersi così. Vivian Smokes viveva dentro di me da qualche parte. How it's going? Non puoi arrivare così in queste condizioni? Cioè, sei pronta praticamente. Sono nata pronta, amore. Cioè, sei nata pronta per nata fare pronta. La drag? Ma quale drag, amore? Sono così. Sei naturale così? Eh, certo. It's magic. Mamma mia, spettacolare! Bella, vero? Stupenda. Sono eterosessuale, ma non ha nessun effetto e nessun peso su come mi vesto. Hello, mami! Vedi che sono rossa come te? Bellissima! Grazie, mamma! Stai attento con i ragazzi. Sì, mamma, sto attento con i ragazzi, non ti preoccupare. Si vede che ho sempre voluto una figlia. Ma dove sono i miei tacchi? Dove sono le mie unghie? Dove sono i miei guanti? Se entro 5 minuti non mi fate trovare qua i miei tacchi, le mie unghie e i miei guanti, io vi graffio tutti quanti.